Pronto moda ancora nel mirino della finanza, sequestrati 1.300.000 capi con etichette irregolari. CESVOT premia 6 progetti che promuovono il ruolo dei giovani volontari nel terzo settore. Incontri, dibattiti, mostre e spettacoli teatrali, presentate le iniziative per celebrare il 25 aprile, festa della liberazione. Lo spettacolo Antigone, una storia africana di Massimo Luconi, diventa una mostra fotografica. Sabato l'inaugurazione in San Domenico. E una buona serata a tutti voi dalla nostra redazione. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Apriamo il nostro telegiornale di questa sera con la cronaca. Nuovo maxi sequestro della Guardia di Finanza di Prato, nei pronto moda del distretto. Recuperati 1.300.000 capi d'abbigliamento con etichette irregolari. Vediamo. Non rispettavano le norme di tracciabilità della filiera, sia sotto l'aspetto della produzione che della commercializzazione. Etichette incomplete o cartellini irregolari sui capi che non indicavano chiaramente i dati del produttore, non garantendo dunque la massima trasparenza verso il consumatore finale. Per questo la Guardia di Finanza di Prato ha eseguito una nuova maxi operazione nel settore dei pronto moda del distretto, arrivando a sequestrare 1.300.000 articoli per un valore complessivo che supera i 4 milioni di euro. 10 le realtà imprenditoriali passate al setaccio, che si aggiungono ai 32 esercizi commerciali già controllati dalle fiamme gialle nel mese di marzo. Anche in quell'occasione, sempre per gli stessi motivi, venne sequestrato oltre 1 milione di capi d'abbigliamento. In totale ammontano quindi a quasi 2,5 milioni gli articoli sottratti al mercato negli ultimi 2 mesi, per un valore stimato in circa 8 milioni di euro. La sicurezza e la qualità dei prodotti, oltre all'informazione adeguata, sono garantite dal codice del consumo. L'operazione messa in campo dal comando provinciale consente di tutelare così l'imprenditoria onesta della provincia e di salvaguardare gli standard di qualità della produzione tessile della città laniera. Bene, ci colleghiamo adesso con Giancarlo Gisonni per le anticipazioni di Parliamoci Chiaro, il nostro settimanale di attualità in onda come ogni giovedì alle 21.20. A te Giancarlo. Sì, grazie e buonasera. Contrasto all'illegalità economica, sicurezza, lotta allo spaccio sono i temi che affronteremo questa sera nella seconda parte di Parliamoci Chiaro. Avremo ospite qui con noi il prefetto Adriana Cogode. E nella prima parte invece ci occuperemo dell'emergenza piscine, dalla chiusura della piscina di Via Roma un paio di mesi fa in seguito al crollo della copertura per il vento, la piscina di Via Roma che poi ha riaperto anche se a scarto ridotto. Cercheremo di capire nel periodo estivo quale sarà l'attività dell'impianto di Via Roma, la piscina di Olo che invece è tuttora chiusa, il comune che nel frattempo va avanti con il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo impianto, una piscina olimpionica da 50 metri con fondi anche del PNRR. Ne parleremo in questo caso assieme al vice sindaco e assessore allo sport del comune di Prato Simone Faggi e con Mirko La Franceschina, consigliere comunale di Prato al centro. Tutto questo come sempre a partire dalle 21.20 su TV Prato. A più tardi. E grazie Giancarlo. Proseguiamo con le nostre notizie. Quasi 30.000 euro per i giovani volontari del terzo settore pratese. Grazie al bando siete presente con i giovani per ripartire. Realizzato da CESVOT e finanziato da Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio. 6 progetti vincitori che vedono coinvolte 27 associazioni del territorio di Prato e provincia. Quasi 30.000 euro di finanziamenti per i 6 progetti dell'area di Prato, vincitori del bando Siete Presente con i giovani per ripartire, realizzato da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana, fra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Riusciamo, come dire, a fare da volano di progetti che vengono dal terzo settore e che si rapportano alla realtà sociale e soprattutto interrogano i giovani e la loro capacità di essere protagonisti, anzi io direi non solo la loro capacità che sicuramente c'è, ma la possibilità che questo protagonismo si trasformi in concrete realizzazioni.
I sei progetti vincitori del bando vedono coinvolte 27 associazioni, con proposte che puntano a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano affinché rinnovino la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio, oltre che a facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Il volontariato vediamo che in questo momento soffre un po' di varie difficoltà legate anche al periodo della pandemia, soprattutto le piccole associazioni, ma anche legate un po' all'invecchiamento dei volontari. Ora è chiaro che la grande forza del volontariato sta anche nei pensionati, perché quando uno va in pensione poi ha tanto tempo da dedicare agli altri. Però vogliamo anche dare un segnale per poter appunto avvicinare anche il mondo giovanile al volontariato, e le tre edizioni precedenti questo è stato raggiunto. Questa è una gran bella iniziativa che è possibile fare anche perché il sistema associativo del nostro territorio, coordinato in questo caso da CESVOT, consente anche la presentazione di progettualità adeguate, professionalizzate e competenti, che poi alla fine hanno il giusto premio, in questo caso con il finanziamento. E ci occupiamo adesso di solidarietà, un assegno da 12.000 euro per Prama, grazie allo spettacolo promosso dai Rotary Club. Ed entro l'estate è previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione del centro ludico-motorio per bambini e ragazzi. Sentiamo. Oltre 12.000 euro a sostegno di Prama, il progetto della Fondazione AMI che si propone di costruire nella Palazzina Avis di via Sant'Orsola un centro ludico motorio inclusivo per bambini e ragazzi. La cifra, che per la precisione ammonta a 12.251 euro, è stata raccolta grazie allo spettacolo messo in scena a febbraio al Teatro Politeama Pratese, promosso dal Distretto Toscano 2071 del Rotary Club e organizzato dai club Rotary Prato, Lippi, Mugello, Bisenzio Lesigne, Scandicci, Fiesole, Sor Optimist Prato e Kiwanis Prato. Domani la consegna dell'assegno nelle mani del presidente della Fondazione AMI. È la dimostrazione di un'associazione Rotary che sta funzionando molto bene, sta raggiungendo i suoi obiettivi, che sono quelli di portare solidarietà, che sia anche costruttiva, anche nel senso di risorse, per dare disponibilità alla città di quelle che possono essere poi le necessità per assolvere le funzioni di attenzione verso i cosiddetti ultimi. Ci siamo presi a cuore l'iniziativa in modo tale da poter dare un supporto importante, e devo dire che l'obiettivo è stato centrato. Ora ci aspettiamo che i lavori vengano portati avanti in modo da poter finalizzare quelli che sono stati i nostri sforzi. Prama è un progetto nato diversi anni fa che punta a creare nel cuore della città la casa per bambini e ragazzi dove stare bene insieme senza limiti. Il piano prevede la realizzazione di una palestra ad hoc, un'area per esercizi motori, altre per attività ludiche, ginniche e didattiche. Tutti i club service si sono riuniti per finanziare questo grande obiettivo per Prato, è veramente una cosa emozionante. Prama è un centro inclusivo in cui i ragazzi, indipendentemente dalla propria abilità, stanno insieme per giocare, per fare sport, per fare teatro, per fare musica, per una serie di motivi procedurali. Siamo un po' in ritardo rispetto alla previsione dei lavori. Questi problemi li stiamo risolvendo. Entro l'estate inizieremo finalmente con i lavori. E Pharmacom, l'azienda farmaceutica consortile dei comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano e Vernio, compie 20 anni. E sabato, a partire dalle ore 9.30, al centro civico di Poggetto, Falcone e Borsellino, celebra l'importante traguardo con un convegno sul tema La farmacia, presidio territoriale di sanità per i cittadini. L'appuntamento sarà aperto dai saluti del presidente di Pharmacom, Roberto Natali. Le farmacie comunali, sottolinea Natali, rappresentano un presidio sanitario di prossimità di grande rilevanza, che vogliamo sempre più rafforzare. Una rete capillare di servizi vicini ai cittadini e alle loro esigenze di salute. E il 25 aprile si avvicina ed è un ricco cartellone di iniziative firmato da ANPI, ARCI e CGIL, quello in programma per celebrare la festa della Liberazione. Incontri, dibattiti, mostre e persino teatro. Sentiamo.
Si avvicina l'appuntamento con il 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia, dall'occupazione nazifascista. Ampi, ARCI e CGIL, come gli scorsi anni, sono impegnati e uniti nel progettare una serie di iniziative per ricordare e onorare il valore dei partigiani e di tutti gli antifascisti. Il calendario congiunto contiene spettacoli teatrali, incontri, dibattiti in città, ma anche in vallata e nei comuni medicei. A Prato si comincia venerdì 14 alle ore 21, in replica domenica 16 alle ore 18 al Teatro Magnolfi, con lo spettacolo teatrale Divisa, tratto dall'omonimo romanzo di Piero Ianniello, messo in scena dalla compagnia del regista Mike Ricci. Venerdì 21 alle ore 18, nel Salone del Consiglio Provinciale, in Palazzo Banci Buonamici, si terrà l'incontro con il giornalista e scrittore Gad Lerner, che avrà al centro il Memoriale della Resistenza Italiana Noi Partigiani, progettato dall'Ampi Nazionale e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi. Nell'ingresso del Palazzo della Provincia, sempre in via Ricasoli, dal 21 al 25 aprile, verrà allestita la mostra 25 aprile, Liberi da chi? Da cosa? Invitiamo davvero i cittadini a venire a vedere, perché è un modo anche di puntualizzare, di fare un pochino il focus su questo 25 aprile, ma non solo, su che cos'è il 25 aprile, data che ricorda un anniversario della liberazione e che vogliamo che sia ben presente da cosa ci siamo liberati e da chi ci siamo liberati. Tra gli appuntamenti da ricordare nel giorno del 25 aprile, la marcia Insieme in Calvana con le bandiere della pace, promossa dai circoli Ampi e ARCI di Prato, Calenzano e Campi Bisenzio. Il calendario dettagliato delle iniziative è sulla pagina Facebook di Ampi Prato. Tutti gli anni bisogna ricordare, diciamo, il nostro passato e fare di tutto per non ritornare a quel periodo. Quest'anno in particolar modo ricorre il 75esimo anno della nostra Costituzione, che è stato il momento più alto, il risultato più alto della resistenza e della liberazione. E delle iniziative organizzate dall'ANPI in occasione della festa della liberazione si parlerà anche ad intorno alle 9 in onda subito dopo il TG. Scopriamone di più. 25 aprile, 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, tanti gli appuntamenti in programma anche quest'anno qui sul territorio provinciale organizzati da Ampi, ARCI e CGIL. Ne andiamo a parlare questa sera con i nostri ospiti in studio, a cominciare da Angela Riviello, presidente provinciale di Ampi. Buonasera. Buonasera. E sarà con noi anche Piero Ianniello, autore di Divisa. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Libro uscito nel 2022, da cui è tratto l'omonimo spettacolo teatrale che nei prossimi giorni sarà in scena al Teatro Magnolfi e che costituisce il primo passo di questo ricco e variegato cartellone. Ne andremo a parlare con i nostri ospiti, allora vi aspettiamo. Ebbene, andiamo avanti, 7:30, ma non solo, è già tempo di scadenze fiscali e Confartigianato si prepara a dare supporto agli utenti. Capiamo come. Le scadenze fiscali 2023 si avvicinano e la rete degli sportelli CAF Confartigianato è pronta per assistere pensionati e lavoratori dipendenti in tutti gli adempimenti previsti, a cominciare dall'elaborazione del modello 7.30. I professionisti delle sedi territoriali del CAF Confartigianato stanno già lavorando all'agenda degli appuntamenti per evitare code e inutili attese. Anche per quest'anno il termine ultimo per presentare e trasmettere in via telematica il modello 7.30 è fissato al 30 settembre, ma sono previste alcune finestre intermedie che partono già dalla fine del mese di maggio. Siamo pronti, ci siamo già attivati da diverse settimane con i nostri clienti su appuntamento per evitare inutili code e attese. La scadenza sarebbe 30 di settembre di ogni anno, però ovviamente essendo una dichiarazione al rimborso, prima si fa e prima si riesce ad avere questo rimborso. L'innovazione e la qualità dei servizi sono di casa nei CAF Confartigianato, così come in Confartigianato Persone, la sezione di Confartigianato che riunisce i servizi diretti a semplificare e rendere più agevole la vita dei cittadini, lavoratori e pensionati. Parola d'ordine e risparmio familiare, a cominciare dalle tariffe di luce e gas col consorzio Multienergia, nato nel 2001 per volontà delle associazioni di Confartigianato della Toscana e che raggruppa oggi oltre 4.000 clienti tra aziende e privati.
Non solo luce e gas, Confartigianato Persone offre la possibilità agli iscritti ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, di usufruire di una polizza sanitaria speciale con vantaggi su visite specialistiche di controllo, pacchetti di emergenza o prevenzione in ambito odontoiatrico, oncologico o cardiovascolare. La polizza sanitaria prevede un pacchetto completo per la prevenzione cardiologica, per la prevenzione oncologica e un pacchetto di emergenza odontoiatrica. Significa che il nostro socio, telefonando ad un numero verde, ha diritto a fissare una visita specialistica gratuita in un centro convenzionato su Prato. Fotografia e teatro si incontrano. Sabato pomeriggio in San Domenico si inaugura la mostra Antigone, una storia africana. Scopriamo di più. Lo spettacolo Antigone, una storia africana, del regista Massimo Luconi, diventa una mostra fotografica. Sabato alle 17, nell'antico refettorio di San Domenico, verrà inaugurata l'esposizione che mette in mostra fino al 20 maggio una trentina di scatti del fotografo Carlo Cantini, realizzati nel 2013 al Teatro Fabricone. Un progetto targato Prato Cultura e curato da Carlo Palli, che rappresenta la conclusione di un percorso di formazione durato circa 3 anni, dal 2012 al 2015. Tutto è iniziato in Senegal con un laboratorio teatrale di Luconi, che ha poi portato alla realizzazione dello spettacolo Antigone, una storia africana, rilettura di una delle tragedie greche più conosciute, attualizzata alla situazione sociale dei tempi nostri. Il progetto di Antigone, realizzato con un gruppo di giovani attori senegalesi, per me è stata un'esperienza molto significativa. Da un punto di vista professionale come regista, perché lo spettacolo ha avuto un esito molto positivo, con una tournée in Senegal, in Francia e poi in Italia in teatri importanti e per ultimo al Teatro Grande di Pompei. Poi nel 2014 anche una lunga permanenza a Prato al Fabricone. Quindi questa esperienza ha significato poi anche dal punto di vista, diciamo, personale, umano, anche mettere insieme un gruppo di ragazzi che hanno formato una compagnia, che continuano a lavorare e in qualche modo continuano a fare teatro. Infatti con loro poi ho realizzato un altro spettacolo, Dalle ceneri, da un testo di Benjellum, e poi per ultimo, ora in questi proprio recentemente, un Brecht, un Arturo Uy. Quindi c'erano delle foto molto, molto belle di Carlo Cantini, che è un fotografo estremamente importante dal punto di vista anche di foto d'arte, di ritratti. E quindi con Carlo Palli, che è il curatore della mostra, è stata così una riflessione su questa possibilità di ripensare a tutto il progetto attraverso questo percorso fotografico. È arrivato adesso il momento dell'agenda, diamo un'occhiata insieme agli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani alle 21 al Teatro del Convitto Nazionale Cicognini per la rassegna concerti di primavera, Duo Bandieri Mercando in concerto. Alle 21.15 al Circolo Acli Giorgio Lapira in via Donizetti, con Lapira in Vietnam, incontro con Mario Primicerio. Sempre alle 21.15 alla Sala Banti di Montemurlo lo spettacolo teatrale Il mio nome è Spadaro di e con Gianmaria Vassallo. Alle 21.30 al Circolo alla Libertà di Viaccia, concerto jazz, Cordo Circuito. Domani alle 21 e domenica alle 18 al Teatro Magnolfi lo spettacolo Divisa, ispirato all'omonimo romanzo di Piero Iannello, regia di Mike Ricci. Fino a domenica al Teatro Metastasio lo spettacolo Cyrano de Bergerac, adattamento e regia di Arturo Cirillo. Ancora fino a domenica allo Spazio Giovani di Comeana, mercatino del libro usato, il cui ricavato sarà destinato alle popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. Infine, fino a domenica 16 aprile, al Garibaldi 1020, la prima edizione di Prato Wine Festival, con degustazione di 100 vini da 20 regioni diverse. E dalla nostra redazione per il momento è tutto, vi lasciamo ora al meteo a cura del Consorzio Lamma. A seguire intorno alle 9 e alle 21.20 il nostro settimanale di attualità Parliamoci Chiaro. L'informazione di TV Prato torna invece domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e una buona serata.
Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Scania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Scania, la qualità del pulito. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica attesa per la giornata di domani ci mostra un'ampia area depressionale che interessa gran parte d'Europa e un nuovo impulso perturbato che si avvicina all'Italia centro-settentrionale che porterà nel fine settimana condizioni di marcata instabilità anche sulla Toscana. Le condizioni meteo attese per la giornata di domani mattinata variabile con residue precipitazioni sui settori meridionali in Appennino, fenomeni nevosi oltre i 900 mm di quota, venti moderati di maestrale, mari molto mossi, temperature minime in calo. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di isolati rovesci nelle zone interne, venti moderati occidentali, mari molto mossi, temperature massime stazionarie su valori inferiori alle medie del periodo. Uno sguardo adesso al fine settimana, sabato marcata instabilità, in particolare nel pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi, venti settentrionali a tratti moderati sulla costa, mari molto mossi, temperature massime in diminuzione. Domenica, infine, ancora condizioni di instabilità che però interesseranno soprattutto i settori appenninici e le aree meridionali, in particolare nella prima parte della giornata. Venti settentrionali moderati, mari molto mossi, temperature massime in aumento, ma ancora su valori al di sotto delle medie del periodo. Bene, con questo ho concluso. Buona serata a tutti.